nell'81 a.C. Cesare ha 20 anni, grazie al matrimonio con Cornelia, la figlia di Lucio Cornelio Cinna, console con Gaio Mario nell'86 a.C., e soprattutto grazie alla carica di Flamen di Alis, il giovane è riuscito a scampare alle proscrizioni di Silla. Ma a salvargli la vita non è stata solo la carica sacerdotale, ma anche l'intervento provvidenziale di qualcun altro, come scopriremo nella storia. Siamo in una popina, un locale dove si serve da bere, soprattutto vino, ma anche cibi caldi come le lucanice e le salsicce. Qui troviamo due schiavi in servizio presso la domus di Aurelia, la madre di Cesare, Sosia, il pedagogus, e Rufa, la schiava di origine gallica. I due berranno vino e mangeranno salsicce, le lucanice, in compagnia di un altro schiavo, Sarpedonte, pedagogus del giovanissimo Marco Porcio Catone, una figura chiave nella storia degli ultimi tormentati anni della Res Publica. Sceglierà infatti di suicidarsi a Utica nel 46 a.C. piuttosto che rinunciare alle libertà repubblicane e sottomettersi alla dittatura di Cesare. I tre, come tutti gli schiavi, parlano dei loro padroni, in particolare della fortuna toccata a Cesare, salvo dalle proscrizioni di Silla. Sosia e Rufa stanno aspettando Sarpedonte alla popina. Tra i due c'è chiaramente del tenero. Dammi basium, dammi un bacio, implora il povero Sosia. Quidni, perché no? Putabam mea oscula vino dulciora esse. Credevo, putabam, che i miei baci, mea oscula, fossero esse vino dulciora, più dolci del vino. Ma Rufa non è incline alle effusioni in pubblico. Desine, smettila, dice, ecce venit Sarpedon, ecco arriva Sarpedonte. Perché Sosia e Rufa hanno invitato Sarpedonte alla popina? Hanno un segreto da rivelargli, vediamo quale. Dic mi, Sosia, dimmi, Sosia, quid accidit, che cosa è successo, eri, ieri, sulle domi, a casa di Silla, domi locativo. Spectaculum valde ridiculum, uno spettacolo davvero ridicolo. Dicitur Aureliam matrem et vestales junctis manibus summa voce ec verba pronunziavisse. Si dice, dicitur, che la madre Aurelia matrem et vestales e le vestali junctis manibus con le mani giunte summa voce a gran voce abbiano pronunziavisse ec verba queste parole. Sulla, dice Rufa ricordando le suppliche di Aurelia e delle vestali, parce juveni, risparmia il giovane. Tu, misericors, tu che sei compassionevole, Cesare parce, risparmia Cesare, Sulla o Silla. Sarpedonte, a quanto pare, è già informato dei fatti. Et scio eum Cesari pepercisse, so che ha risparmiato Cesare, nonne ita est, non è forse così?